Eccoci, buongiorno, buon giovedì 29 agosto, un focus sul gold che sembra davvero interessante. Abbiamo intitolato la copertina La statistica di settembre perché andremo a vedere come stagionalità, ciclicità nel mese di settembre, insomma, siano in grado di dare delle indicazioni abbastanza nette, fermo restando che la statistica include tutte le situazioni che sono avvenute e quindi non è detto che a priori sarà sempre e comunque rispettata, ma cerchiamo di operare anche proprio con le probabilità a nostro favore. Il gold che ha in maniera importante rotto area 2500 dollari per oncia, il gold che sappiamo muoversi come i mercati azionari, quindi quando sono vicini ai massimi, anche il gold è sui massimi, per cui non funziona esattamente da bene rifugio, salvo nei casi di importanti tensioni geopolitiche. In quel caso abbiamo visto, ad esempio, tra Iran e Israele un paio di mesi fa, nella notte appunto in cui vi fu l'attacco, ci fu il mercato azionario scendere, il gold invece come reazione salire fortemente. Quindi al di là di gravi e improvvise tensioni geopolitiche, e in questi casi il gold fa da bene rifugio, altrimenti lo vediamo muoversi in maniera correlata direttamente, insomma, con i mercati azionari. Lo abbiamo visto negli ultimi giorni ancora forte anche in virtù di una debolezza del dollaro e quindi andiamo a vedere cosa potrebbe succedere, o comunque quella che è la situazione attuale. Graficamente sul gold e partiamo proprio con il classico dei time frame. Siamo sul daily, siamo effettivamente sui massimi. L'unica cosa che possiamo vedere è una chiara, netta, evidentissima divergenza ribassista tra i massimi del prezzo. Ripeto, qui siamo sul daily. Tra i massimi del prezzo che sono crescenti e i massimi invece del MACD e anche del momentum che sono viceversa decrescenti. Se andiamo a scendere di time frame e andiamo su H4 e proviamo a inserire le fasi cicliche, quindi le fasi temporali, possiamo portarle così e andare a fare uno zoom. Ok, bene, abbiamo evidenziato dei minimi importanti. Okay. Qui siamo 25 luglio e qui siamo 10 giugno. Questi sono dei minimi sicuramente importanti perché in concomitanza di questi minimi l'indicatore di velocità centrata va sopra allo zero decretando la partenza dei cicli. E poi chiusura come l'analisi ciclica vuole spesso in debolezza con la velocità centrata che torna sotto allo zero. Questa impostazione ci può sembrare corretta in virtù anche dei sottocicli che come fase temporale ben rispecchiano la cadenza proprio dei minimi e adesso avremmo probabilmente fatto questo minimo con questa fase di sottociclo e abbiamo ancora la spinta che potrebbe essere ben simboleggiata da questi sottocicli che danno una fase di pullback. Da notare che chiaramente se dovesse essere corretta questa impostazione, avremmo poi fino alla prima settimana di settembre la sincronia di tutti i cicli che viene messa chiaramente in debolezza, il che, ripeto sempre, non significa assolutamente crollo, ma significa che in questa fascia di tempo, da qui fino alla prima settimana di settembre, in teoria, perché l'analisi dei cicli, come l'analisi fondamentale, come l'analisi tecnica, funziona statisticamente, ossia funziona la maggior parte delle volte, ma non sempre, però ci aiuta chiaramente a capire in che punto siamo, in che posto siamo del respiro del grafico, chiamiamolo così, per cercare di individuare dove potrà sfogare la prossima volatilità. E quindi potremmo avere una fase di ritraccio leggera, profonda o magari quasi nulla. Però, stante questa impostazione, stante questo doppio massimo a 2531 che ha tenuto, sembrerebbe per ora più probabile
possibile vivere delle giornate di consolidamento per poi avere magari una nuova fase ciclica, una nuova ripartenza. L'indicatore di velocità in questo caso non ha ancora tagliato al ribasso la linea dello zero. Nel momento in cui dovesse avvenire, cosa ci dice? Ci dice che il precedente massimo è un massimo che fino alla chiusura del ciclo non dovrebbe essere più rotto al rialzo. Quindi chiaramente non abbiamo ancora un segnale sell di breve, ma tutta questa impostazione quantomeno mi tiene per ora lontano dal cercare oggi, ad esempio, un ingresso al rialzo. Settembre. Cosa succede a settembre sul gold? Cosa succede? Non possiamo saperlo. Rimaniamo un attimo sull'analisi attuale con il forecaster. Chiaramente, come sempre, trovate in descrizione il link per abbonarvi a questo strumento che è preziosissimo perché in due videate hai praticamente tutto, soprattutto anche sui titoli azionari, come sappiamo. Beh, qui possiamo vedere innanzitutto l'indicatore di Wyckoff. Lo andiamo velocemente a rivedere. Questo indicatore aiuta il trader e l'investitore a interpretare il grafico di qualsiasi strumento finanziario, secondo la teoria di Wyckoff. La Wyckoff Trading Theory è una metodologia sviluppata da Richard Wyckoff, un analista finanziario dei primi del XX secolo. La teoria si basa sull'analisi dei movimenti, dei prezzi e del volume delle transazioni per prevedere le future direzioni dei prezzi. Ora, senza che ci dilunghiamo, semplicemente la linea dello zero è discriminante. In questo caso non abbiamo assolutamente ancora rotto al ribasso la linea dello zero, ma vediamo una già iniziale divergenza ribassista con questo doppio massimo che non è stato rotto su Wyckoff, mentre i massimi del prezzo del gold avevano continuato nella loro salita. Notiamo anche un calo dei volumi che quindi non accompagnano più il trend. Ecco, quindi anche questa è sicuramente un'indicazione importante. Assolutamente interessantissima è la stagionalità per vedere cosa è successo, quindi non cosa succederà, ma se la statistica ha una valenza, e sicuramente ha una valenza, dobbiamo prenderne atto e poi ognuno di noi deve trarne le proprie personali conclusioni. Qui ho messo queste tre linee, la gialla rappresenta il movimento degli ultimi 3 anni, considerato da oggi fino al 30 di settembre. Quindi andiamo in sostanza a vedere cosa è successo negli ultimi 3 anni in giallo, negli ultimi 5 anni in blu e negli ultimi 10 anni in marrone, al gold in questo periodo. Beh, già occhio, vediamo che in tutti e tre i casi settembre è statisticamente un mese negativo. E cosa possiamo assolutamente andare a vedere? Ipotizziamo di aprire un long e chi lo avesse fatto negli ultimi 10 anni, vediamo che cosa avrebbe portato a casa. Beh, avrebbe portato a casa solamente sonore delusioni. Avrebbe guadagnato mai negli ultimi 3 anni, non avrebbe mai guadagnato negli ultimi 5 anni. E non avrebbe mai guadagnato negli ultimi 10 anni. Viceversa, ovviamente, chi avesse aperto il sell avrebbe guadagnato sempre negli ultimi 3 anni, 4,3% di profitto, avrebbe guadagnato sempre negli ultimi 5 anni, 4,2% di profitto, e avrebbe guadagnato 10 volte su 10 negli ultimi 10 anni con un profitto medio del 3,4%. Ora, percentuali così nette, schiaccianti. Beh, quantomeno non sono un segnale che ci fa in automatico aprire il sell, ma vista la situazione della resistenza attuale che si è aperta, che si è creata a 2530 dollari, 2531, vista la fase ciclica, viste le varie divergenze, MACD momentum, è ovvio che il prezzo può smentire subito e andare a 2550, su questo non c'è dubbio, nessuno può saperlo. Ma in base a quanto visto, semplicemente con del buon senso, non vado oggi a cercarmi una operazione di acquisto in questa fase. Okay?
Questo è una cosa che volevo condividere con voi, che ritenevo quantomeno curiosa e interessante sul gold. E appuntamento sempre in giornata, vedremo alcuni dei titoli che avete richiesto scrivendomeli nei commenti degli ultimi giorni. Un saluto a tutti, buon trading.